sono... Sì, vecchia si stanca. No, non vecchia, è stato il viaggio traumatico. Abbiamo beccato dei camion nel tragitto e abbiamo... Sì, ci siamo un po' stancati. E, vabbè, sono Michela, sono del comitato di Reggio Calabria. Fino all'anno scorso, diciamo, ho ottenuto la carica di responsabile del gruppo giovani. Quest'anno ho preso una carica un po' più noiosa, quella del fare la tesoriera dell'associazione. Mi ero preparata un piccolo discorso, però lo stravolgo tutto perché avete toccato dei punti che a Reggio Calabria in un certo senso, in maniera positiva e in maniera negativa, li abbiamo affrontati, quindi vorrei parlarvi della nostra esperienza. Insomma, per aprire questo dibattito, visto che è proprio il titolo del convegno è contro qualsiasi discriminazione. Ecco, parto intanto da quello che diceva la professoressa. In Italia la discriminazione, cioè l'omofobia, è un po' anche il termine omofobia, è molto restrittivo, perché la discriminazione nei confronti degli omosessuali è una linea sottilissima. Spesso si sente parlare, ma effettivamente sì, voi siete persone tra virgolette contro natura, a parte che ancora mi devono spiegare cosa intendono per natura, quindi a parte questo, ma io questa cosa non me la bevo. Per me è stata sempre e continuerà ad essere solamente una giustificazione, perché in Italia, l'Italia in particolar modo, così come altri paesi del mondo, ma sul panorama europeo, è il paese con il tasso più alto di omofobia, sia a livello psicologico, sia di violenza psicologica, sia a livello di violenza fisica. E questo perché l'Italia è un paese culturalmente patriarcale e maschilista. La discriminazione nei confronti degli omosessuali parte da questo, che non mi vengano a dire o a dare altre giustificazioni. Grazie a questa, diciamo, cultura patriarcale, la donna è stata sempre discriminata perché essere inferiore, quindi per giunta sei lesbica, quindi doppia discriminazione. L'uomo discriminato perché come Dio ti ha dato il seme, il dono di dare la vita, e tu che fai, lo sprechi? Questa è, per me, la discriminazione nasce da questo. Da questa cultura, ecco, radicata in noi. Allora a Reggio ci siamo posti, il comitato è nato da 3 anni, ci siamo posti un interrogativo, ovvero come fare per cercare un po' di scardinare questa cultura, anche se a volte è molto difficile, perché ci troviamo davanti dei ragazzi veramente con delle idee, con degli ideali veramente non uso il termine, ma veramente brutti, ecco, per non utilizzarsi. Anche sì, no, ancora era proprio una parolaccia, Io intanto le volevo dire, professoressa, il Ministero dell'Istruzione è da 2 anni che finanzia un progetto che si chiama Progetto ATS, che è l'acronimo di Attività Temporanee di Scopo. Appena io sono venuta a conoscenza di questa cosa, ho subito assorbito. Ho chiamato il responsabile nazionale della rete giovani, perché ero la responsabile del gruppo giovani a Reggio Calabria, dicendo: voglio portare questo progetto a Reggio Calabria. E mi sono informata. Allora, il progetto prevedeva il finanziamento totale da parte del ministero, quindi nella scuola, nel comune, nella provincia doveva sganciare un euro, era un progetto totalmente gratuito. No, io cosa dovevo fare? Io dovevo fare praticamente un po' la cerniera, ovvero mettere in contatto il ministero che aveva appaltato questo progetto ad Arcigay, e dovevo fare la cerniera con la scuola, quindi mi sono recata nelle diverse scuole di Reggio Calabria, nei diversi licei, per dire: c'è questo progetto, i formatori che arriveranno sono formatori quindi del ministero, quindi ragazzi di Arcigay che però si sono formati all'interno del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi persone formate, persone con una certa preparazione. E sono riuscita a portare questo progetto, dopo mesi e mesi di arduo lavoro, solamente in una scuola. Questo è stato il risultato, un progetto totalmente gratuito,
anche alla luce di un evento bruttissimo che è avvenuto a Reggio Calabria, ovvero la violenza nei confronti di Claudio Toscano, che oltretutto è lì seduto e ci tengo a salutarlo. Questo ragazzo, che era, per chi non lo conoscesse, era fuori da un locale, correggimi Claudio se sbaglio, era di fuori di un locale, viene insultato, viene preso a pugni, si reca in ospedale e l'infermiere di turno, che comunque doveva limitarsi a curare il ragazzo che aveva oltretutto una frattura scomposta, mi pare, al setto nasale, gli ha persino detto: no, ma se fossi stato con una ragazza non ti sarebbe successo niente, quasi per giustificare il... esatto, a Reggio Calabria, alla luce anche di questo bruttissimo evento omofobico, quindi non solo violenza psicologica, ma proprio di questo pugno, quindi di un gesto forte, le scuole: no, ma qui l'omofobia non c'è, no, ma abbiamo cose più importanti da fare, no, ma qui abbiamo appena approvato il progetto, in una scuola mi hanno detto il progetto degli scacchi, quindi non c'è tempo per parlare di omofobia, vabbè. E questo è un progetto, poi c'è un altro progetto, il progetto Spaccatabù, che siamo riusciti a portare in due scuole, a Melito e a Gioia Tauro. I ragazzi, quando siamo in quell'occasione, siamo stati io e un ragazzo del comitato a fare formazione. La risposta dei ragazzi, che all'inizio mi avevano detto: no, ma qua non, gli omosessuali non esistono, ho detto: no, certo, guarda, non dire cavolate, perché io sono lesbica, quindi già ne hai una davanti, non dire cavolate. La risposta dei ragazzi non solo è stata positiva, ma anzi addirittura, ed è una cosa che porto nel mio cuore, che sono un po' orgogliosa di questo, perché poi oltretutto molti ci dicono: ah, ma con questi progetti non è che cambiate il mondo. No, io sono consapevole che non cambiamo il mondo, però questi ragazzi che ci vedono, ci incontrano, noi se arriviamo lì, quindi come formatori, quindi andiamo a fare formazione, portiamo determinate attività, e vederli il 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, che pubblicano link e che scrivono: ah, la battaglia nei confronti degli omosessuali è una battaglia che dobbiamo vincere tutti, gli omosessuali sono tutti siamo diversi e nessuno è uguale, per me è stata la soddisfazione più grande, perché è da questo che si parte da una rivoluzione culturale. A Reggio Calabria stiamo cercando, abbiamo portato ad esempio, a luglio c'è stata la discussione per il registro delle coppie di fatto, avevamo fatto partire questa proposta con una campagna, non nascondiamoci dietro un dito, e alcuni volti dell'associazione si sono prestati a pubblicizzare questo evento. A luglio siamo arrivati al comune di Reggio Calabria, se ancora comune si può chiamare visto che ormai è sciolto, e anche lì: ah, ma ci sono problemi più importanti di cui dobbiamo discutere, ah, ma a Reggio ci sono le buche per le strade, ah, c'è l'ospedale, cioè poi si ricordano dei problemi della città quando arriviamo noi a chiedergli il registro per le coppie di fatto. Anche quello ovviamente è stato bocciato, non vi dico la delusione da parte del comitato. E poi volevo, anche lei aveva fatto quell'intervento tu avevi fatto l'intervento per quanto riguarda un tema, ho sentito anche un bisbiglio da parte, diciamo, della platea, quello della chiesa. Siccome noi a Reggio Calabria non solo siamo attivisti, siamo anche un po' pazzi, l'anno scorso l'attuale presidente Lugio ci invita a partecipare a un incontro a Calascio organizzato dai gesuiti, un laboratorio di formazione politica a sfondo ecclesiastico. Ci siamo messi in macchina, io, Lugio e Andrea, un ragazzo di 20 anni che mi ha accompagnato su questa sera qui a Catanzaro, e ci siamo avviati, ci siamo arrivati lì, ci siamo presentati come loro due, come gay, io come lesbica. Ci siamo confrontati su diverse tematiche, visto anche il momento di crisi economica che c'è in Italia, e non che ho visto qualche spiraglio, però devo essere sincera, qualcuno, sempre sul limite, parlando di omofobia, non andando oltre, però almeno lì qualche spiraglio l'abbiamo visto, anche se comunque credo che la strada sia ancora lunga.
Poi volevo, ci tenevo anche a ringraziare la CGIL, ecco, adesso mi sono ricordata cosa volevo dire. Un altro progetto importante che però questo non lo sta portando avanti solo Arcigay di Reggio Calabria, ma lo sta portando avanti anche Arcigay Cosenza e di Lamezia, ovvero il progetto quello con la rete Lanford. Esatto, noi abbiamo realizzato l'ultimo tavolo tecnico di cui c'era un rappresentante della CGIL al Consiglio regionale della Calabria. Questo progetto nasce da un'altra riflessione. L'Unione Europea guarda l'Italia e vede che il tasso di omofobia è alle stelle, però si accorge di un dato qualche anno fa, che queste denunce, che le denunce si fermavano per lo più verso la città di Roma o dintorni. Allora dice, ma al sud non c'è omofobia? Dovrei parlarne io di questa cosa. Ah, perdonami. Vabbè, l'Unione Europea si accorge di questo dato e finanzia dei soldi. Tu sei più bella di me, oltre che più giovane. Grazie. A te ti sei. Allora, il Ministero delle Politiche Sociali italiane usufruisce di questi fondi europei, quindi di soldi che l'Unione Europea ha stanziato, perché reputa che il tema dell'omofobia è un tema serio, tanto da stanziarci dei soldi, e questo progetto non viene vinto da Arcigay, viene vinto da Rete Lanford, che comunque è un'associazione dell'avvocatura LGBT, quindi quasi parallela all'associazione Arcigay. E arriva questa Beatrice Guzmano, arriviamo al consiglio della regione Calabria, porta questo progetto e si valutava sul da farsi di questi fondi che il Ministero delle Politiche Sociali Italiane stanziava. Allora la mia prima proposta era stata quella di andare a fare formazione negli ospedali alla luce della violenza psicologica che era stata rivolta a Claudio. Ho detto, io forse è il caso che venga un po' che si inizia a fare formazione anche all'interno degli ospedali. Però l'onorevole Stillitani mi ha detto, ma non ci sono soldi per fare altre cose, quindi al che io ho proposto un'altra cosa, ovvero quello di far partire una formazione per i docenti, perché ho detto, io spesso succede che, non perché i professori sono, spesso una lancia a favore dei professori, anche i professori sono omofobi, perché spesso non siamo abbastanza formati, e mi metto anch'io in prima persona, non siamo abbastanza formati, a volte non conosciamo il linguaggio tecnico adatto, non conosciamo le attività adatte da fare. Quindi forse c'è bisogno di fare questa formazione nei confronti dei professori. E, insomma, ci siamo fermati a giugno, quindi adesso non abbiamo fatto più riunioni, quindi la situazione è sospesa, che molto probabilmente il progetto partirà un altro anno, con il 2013. Io sono molto ottimista, perché anche abbiamo visto molta apertura anche dai partiti che in questo momento stanno governando la Calabria, e spero che di questi incontri ce ne saranno sempre di più e che i casi di omofobia siano sempre di meno. Non vi rubo altro tempo, perché grazie. Credo che...